Belli reghe, bentornati alla parte numero 2 della guida Pokémon Argento Soul Silver. In questa parte dobbiamo proseguire, quindi dirigiamoci a ovest, ma verremo subito bloccati, diciamo così, da Cetra, che ci farà vedere come si catturano i Pokémon. Che pesantezza queste cose. Adesso ce lo fa vedere per bene. Come se noi non sapessimo come si cattura un Pokémon, no? Vabbè. Lotta. Azione. Dai, su, forza. Mi sa che gliene devo pure fare un altro adesso. Se ne indebolisco puntino, posso lanciare una Pokéball. Ah, beh, sì. Così, guarda, stai proprio tranquilla che questa ha 20 Pokéball. Che cazzo te ne fai di 20 Pokéball? 2, 3. Catturato! Wow! Sono soddisfazioni catturare dei Rattata, eh? Dai, su, forza. Grosso modo così, va bene, ciao. E ci dà finalmente le Pokéball. Questa è l'unica cosa buona. Oh, cominciamo subito. Un Sentret, un altro, l'ennesimo Sentret. Ma portiamo a livello 9 Cyndaquil, che teoricamente dovrebbe anche curarsi. Sarebbe meglio. No, gli do una pozione, non mi va di tornare indietro. Ok, Cyndaquil a livello 9, perfetto. Diamogli una pozione. Borsa. Pozione. Usa. Cyndaquil, perfetto. Proseguiamo. Oddio! Oddio! Dai, su, forza. Ok. Via, alla velocità della luce. Rallentiamo. Via, alla velocità della luce. Alla velocità della luce. Rallentiamo. E ora via. A posto, ce l'abbiamo fatta. Fiorpescopoli. E finalmente ora possiamo andare lontano. Weedle, un altro Weedle. Fuga. Ok, dicevo, finalmente possiamo proseguire. Ed ecco i primi allenatori del gioco. Questo ci darà anche il suo numero di telefono, mi pare. Ha un Rattata a livello 4, dai, che si batte molto easy. Dai, non puoi fallire sempre azione. Su, tira fuori le palle. So che le hai. Più di metà vita. Oh, godo. No, usa attacco rapido. Io che speravo di rimanere incolume. Lo fa adesso, brutto colpo. Cosa serve adesso? Vabbè, abbiamo la meglio su Gennaro. Ok. Numero di telefono registrato. Proseguiamo e battiamo anche lui. Dennis, ha un Pidgey, livello 2. Complimenti. Ma io dico, quegli allenatori lì, lungo la strada, non si rompono i coglioni. Cioè, stanno tutto il giorno ad aspettare che qualcuno passi. Adesso mi metto anch'io, dai. Mi dispiace, la guida termina qui perché devo mettermi in un percorso ad aspettare che passi il prossimo. Mi dispiace. Quindi, no, sto scherzando, ovviamente. Ok, uso attacco rapido. Ne uso azione. Va KO. Quasi a livello 10, Cyndaquil. Dovrebbe imparare braciere a livello 10. Andiamo avanti. Tu chi sei? Sì, vabbè, questo lo sappiamo. Lo sappiamo. Cercava un Pokémon coleottero e ha trovato noi. Ma non mi vedi? Io sono un Pokémon coleottero. Non riesci a vederlo. Non lo riesci a vedere. Ok, usa azione. Dovremmo andare a livello 10. Perfetto. E impara braciere, infatti. Un altro Caterpie e usiamolo allora questo braciere. Oh, molto più facile ora. È molto più veloce, oserei dire. Vediamo cosa c'è giù di qua. Niente, c'è. Da usare taglio. Percorso 31. Fuga. Andiamo senza correre. Ok, ora entrerò un secondo in questa grotta a catturare
il secondo membro della mia squadra. Ci si becca quando l'ho trovato. Eccolo, l'ho trovato. Finalmente, non usciva più. Allora, dato che è a livello 2, provo subito una Pokéball perché sennò rischio di ammazzarlo e non mi va. 1, 2, 3. No, era così vicino. Vabbè, allora provo a fare azione sperando di non ammazzarlo. Ok, perfetto. Adesso dovrebbe entrare. Uno, due, tre, catturato! Zubat è stato catturato! Mamma mia, sono fortunazze! Veleno volante, nessun soprannome. Ok, usciamo da questa grotta. Dai! Oh, un altro Zubat. Adesso che non ne voglio, vediamo il prossimo Pokémon che capita qual è. Se è un altro Zubat, giuro che... Ok, perfetto, un Geodude. Trovavo solo dei Geodude prima. Vabbè, usciamo, dai, via. Oh, all'aria aperta finalmente. Poi non serve illuminarlo, cioè se è tutta così non serve usare flash. Si capisce benissimo. Tu? Sì. Troviamo una Gicocca nera. Oh mio Dio, non darei mai una Gicocca nera a un mio Pokémon. Comunque Zubat ovviamente lo allenerò fuori dalla parte perché è a livello 2, dai, cioè. Poi è già mezzo morto. Proseguiamo con Cyndaquil. E facciamo braciere. Beh, però potrei metterlo e poi toglierlo subito. Esatto, così almeno prende un po' di punti esperienza, dai. Usa 1000 bave, ci riduce la velocità, sì, la velocità. Siamo a braciere e muore comunque. Ok. Continuiamo a lottare. No, è troppo lunga fare quella cosa che volevo fare. Lo alleno fuori dalla parte, dai, c'è niente da fare. Un altro Caterpie che muore altrettanto velocemente. Dai, su, su, su veloce, su veloce. Diamogli anche il numero. Ok, prendiamo questo strumento che è una Pokéball. Andiamo avanti. Bisogna per forza attraversare quest'erba. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Facciamo fuga. E poi lentamente, tanto non serve, vedo che... Un Bellsprout, mamma mia! Ma vaffanculo! Ok, tu? No. Ok, proseguiamo. Arriverà Cetra. E vuole farci un voglio farti un regalo. E ci dai il registra dati. Andiamo, Meryl. Sì, ciao. Ok, proseguiamo e ci ritroviamo a Violapoli. Cominciamo a parlare un po' con tutta la gente. Cocci e bacche. Cocci e bacche. Vabbè, entriamo e curiamo i Pokémon. Prenderò la tua squadra di Pokémon per qualche secondo. Va bene. Arrivederci. Salviamo, per lo stesso motivo che vi ho detto l'altra volta. Abbiamo salvato il gioco, mamma mia, perfetto. Vediamo un po' che cosa c'è qui dentro, iniziamo ad esplorare. No, anche se avessi Bellsprout non lo scambierei con Onix. Ok, fuori da questa casa inutile. È probabile che per la prossima parte io abbia già catturato un membro, un altro membro della squadra, non lo so, forse no, forse più avanti. Comunque qui c'è la palestra, qui c'è il Pokémon Market e allora vediamo che cosa c'è qui.
Dai, cavati. Oddio, ha chiamato il suo PJ fragoloso. No, io non ci voglio credere. Oddio, questo ponte che porta alla torre Sprout, che esploreremo nella prossima parte, ovviamente, perché non c'è tempo. Entriamo qui invece. Vediamo che cosa c'è. La scuola. No, no, per carità. Per carità. Bravo, copia, copia, io intanto giro. Io intanto giro. Oh, ho fatto fuga da scuola, ho fatto fuga da scuola. Scherzo. Bisogna andarci a scuola, ragazzi, mi raccomando. Ok. Vediamo cosa c'è su di qua. Di qua si va avanti. Ma io adesso, prima di andare avanti, ovviamente, andiamo di qua. Un'altra ghicocca. Ok. Sapete che cosa facciamo? Già che ci siamo, proviamo a catturare l'altro Pokémon. Vediamo se lo troviamo subito, se abbiamo fortuna. Eccolo qua, un Marip. Vabbè, comunque non lo catturo adesso. Anche perché questa parte la voglio fare più breve dell'altra, quindi diciamo che vi ho detto che Pokémon ho preso. È probabile che per la prossima parte avrò già allenato sia lui che Zubat a livello di Cyndaquil, quindi che dire, mi raccomando, mi piace, votate, commentate, iscrivetevi e belli rega!